Una lezione a tutto tondo sulle svariate attività della Guardia di Finanza si è svolta questa mattina all'Istituto Toriani di Cremona in chiusura della settimana della legalità. Ospite il colonnello Massimo Dell'Anna, da 2 anni comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cremona. La Guardia di Finanza è il corpo più versatile, ha spiegato il colonnello ai ragazzi dell'istituto. Sì, abbiamo fatto un incontro parlando di legalità economico-finanziaria, illustrando diversi compiti della Guardia di Finanza, che non è solo tutela delle entrate, ma anche tutela delle uscite, quindi della spesa pubblica, anche tutela dell'economia in generale. Ecco, colonnello, lei ha parlato anche di criminalità, la criminalità al nord, lei ha detto che è meno violenta di quella che c'è al sud, però è più insidiosa. Sì, è più insidiosa perché chiaramente utilizza le leve economiche, tende a mimetizzarsi acquistando aziende, comunque conquistando capitali importanti. Si è evoluta e chiaramente utilizza anche i reati economico-finanziari per crescere, insomma. Quindi il nostro compito è proprio cercare di contrastarla in maniera più efficace possibile. Ecco, e poi la criminalità informatica, un vostro fiore all'occhiello che vi fa anche avere rapporti in tutto il mondo. Sì, diciamo, al di là della criminalità economica abbiamo rapporti in tutto il mondo con le altre polizie, perché abbiamo anche una rete di esperti all'estero. Chiaramente il crimine ormai è transnazionale e quindi è importante collaborare con gli omologhi corpi di polizia per poter contrastarlo più efficacemente. Ecco, l'ultima cosa che lei ha detto, ma è fondamentale, le tasse. Se tutti le pagassimo il mondo sarebbe più efficiente. Certo, ho fatto capire ai ragazzi che se sono a scuola non è una cosa scontata, la scuola c'è perché sono pagati gli insegnanti, sono pagate le spese di mantenimento della scuola, quindi è fondamentale che ci siano delle entrate tributarie, che ognuno concorra in base all'articolo 53 della Costituzione all'entrata dello Stato, perché solo così possiamo garantire a tutti i servizi di cui abbiamo bisogno.